Ragazze, buongiorno. Siamo finalmente arrivate all'ultimissimo giorno di ristrutturazione. Io ho ancora le mollette perché mi sono appena truccata, solo che poi ho ricevuto una telefonata, quindi adesso vado a finire. E niente, Riccardo è fuori per commissioni. Tornerà per poco perché poi va anche al lavoro. Quindi, niente, oggi siamo abbastanza sole io e Ale. Se sentite trapanare stanno finendo i lavori, sono felicissima ragazza, non potete capire, non vedo l'ora che mi aggancino la lavatrice e l'asciugatrice perché devo fare un botto di lavatrici che non avete idea, ho due ceste piene perché ovviamente sono passate due settimane e quindi ho un po' di roba da, da lavare e non vedo l'ora, non vedo l'ora ragazza, non vedo l'ora Voglio lavare anche un tappeto e metterlo poi prima i panni eh però poi un'asciugatrice alla fine, eh, perché secondo me si abbina bene al, al mio pavimento in color legno, diciamo, che avete già visto, quindi non sto a farne un segreto, eh, per ora, per ora, perché poi voglio prenderne uno nuovo per il bagno giù, vorrei prendere un tappetino apposito da mettere quando facciamo la doccia, vorrei comprare un po' di cose. Però, come vi, vi dissi ieri, um, vorrei vedere prima che cosa realmente ci sta bene, perché io già un'idea me la sono fatta, ho già messo un po' di cose nel carrello di Amazon, ma vorrei, vorrei vederle. E, cioè vorrei vedere il bagno, vorrei starci dentro e capire che cosa mi farebbe star bene mettere. Ecco, come colori e come tutto. Quindi vedremo, vedremo poi dopo, e ieri abbiamo poi ordinato come vi, vi ho forse detto poi un po' di corsa ieri sera perché poi dovevo mettere la bimba a nanna, era già tardi. Uh, le lampade, le lampade mi piacciono tantissimo, le ho scelte io e um, Riccardo ha provato, gli sono piaciute tanto anche a lui quindi meno male, meglio così e um, sono arrivate adesso ragazze, sono arrivate 20 minuti fa e appunto ho le ho date agli operai appunto che gentilmente me le, me le montano già loro così sono tranquilla che non roviniamo le piastrelle e quant'altro per quanto riguarda lo scopettino, Riccardo mi diceva che ne abbiamo ancora uno nuovo che avevamo preso quando siamo venuti a vivere qua, non l'abbiamo mai utilizzato ed è color argento. Però, eh, tenendo conto che un dettaglio in color acciaio argento c'è, per ora magari lo facciamo andare, vedremo come ci sta. Se proprio non ci sta bene, eh, lo compreremo. Poi un'altra cosa che vorrei acquistare è il porta cartigenica però non lo vorrei più a muro perché quello che c'era prima era a muro, ehm, lo vorrei a piantana in maniera da avere anche un contenitore, portarotoli, non che ogni volta ogni rotolo devo prendere dalla dispensa e quindi sto cercando qualcosa, vi dico la verità, che mi piaccia perché per ora non ho trovato nulla se non il classico tubo nero, tubo bianco, tubo grigio. Mm, avrei voluto, per esempio, ho visto un porta cartigenica bellissimo fatto tipo in um, vimini, no? tipo paglia che ci starebbe molto bene, però solo quello, solo il porta cartigenica, tra l'altro 35 euro senza avere neanche il porta cartigenica, quindi mm, no, eh, però lo troverò, lo troverò magari poi facendo anche dei giri, non so, tipo le, le rua Marlene, quei posti là magari trovo qualcosa che mi ispira, per il momento non l'abbiamo trovato e eh, lo appoggeremo al pitello, trovo di carta, non importa, voglio qualcosa che poi non sto a cambiarlo ogni due minuti, insomma un... non voglio né una cosa scadente, ma neanche una cosa che non, non mi convinca che poi comunque ne comprerei un altro per evitare di sperperare soldi. Quindi preferisco piuttosto aspettare un momentino, appoggiarlo lì da qualche parte il rotolo e, e poi appena trovo qualcosa che, che ci aggrada lo prenderemo. Ho visto anche dispenser sapone. Che stavo facendo un errore madornale perché c'era scritto soap e dishes: che sarebbe per, per i piatti quindi la scritta piatti in bagno anche no quindi eh, ho trovato poi soap lotion che mm, appunto prenderò probabilmente quello però pensavo di fare un ordine unico Quindi, eh. stessa cosa per i ganci per le, gli accappatoi che tra l'altro adesso colorati come sono non mi piaceranno più in questo bagno quindi l'altro progetto sarà poi piano piano di comprare l'accappatoio per tutti quanti magari tranne Alessandra che ce l'ha solo lievemente scusatemi un'altra chiamata quindi niente non mi ricordo di nuovo che cosa stavo dicendo però vabbè adesso sono nella modalità shopping per il bagno, penso sia normale perché comunque è tutto carino tutto bellino ehm... sì, comunque vi dicevo forse del fatto del dispenser sapone che comunque ho già adocchiato quello che, che mi piace ve ne parlerò più avanti Insomma, ora iniziamo. A... Ah, ecco, no, gli accappatoi. Gli accappatoi. Vi stavo dicendo che piano piano mi piacerebbe riprenderli tutti tranne Alessandra. Bianchi, bianchi anche perché tanto Alessandra per il momento si lava sempre su. Ha, ha la fortuna, hanno la fortuna di avere il bagno in camera, quindi si possono lavare su loro. Um, Fede, già che è un po' più grandino, a volte la fa giù eh, perché gli piace di più la doccia e più veloce. Eh, invece Ale preferisce il bagnetto, giocare un po' eccetera eccetera e quindi la fa su che c'è la vasca. Eh, però, mh, fede bene o male, gliel'abbiamo appena comprato grigio e ci starebbe comunque bene. Però il mio è rosso, il mio è rosso e il suo è azzurro. Non niente, quindi vorrei prendere almeno il mio e il suo bianchi, poi ci sarà quello di Fede Grigio e in caso lo mettessimo sotto l'accappatoio di Ale è bianco e rosa quindi non importa però almeno i nostri sono inquietanti cioè non, non si abbinerebbero probabilmente bene ragazzi è arrivato Riccardo vi faccio vedere giusto un attimo cosa ho preso ho preso dei panini Alta chipirina, non si so sa mai per i bimbi perché l'avevamo finita. Una coca in lattina. Poi i succhi, sempre per la settimana. Ho preso il pranzo perché devo andare a lavoro, Arons Clara perché si è portato male fare tutti qua davanti. Ha preso questi pannetti che sono un po' piccolini, però ho trovato questi. E mi ha preso questi. Poi abbiamo l'isoform freschezza alpina. Sempre l'iso con freschezza alpina. Abbiamo preso dei tersivi come se non ci fossero domani. Poi c'è anche il sale per la lavastoviglie. La, la freschezza alpina. Ma no, alla fine ho preso questi che fanno cagare. Mi metti di prenderti anche quelli. Non sono quelli. Si, ho messo anche quelli. quelli. Prego, ho preso anche questi. Va bene lo stesso. Poi. certo sì, Sale per la lavastoviglie. Arrivo eh. È che quello con la. Eh... Lisofon spray. Liquido per la pasta Carne. E un altro lisofone. Che è successo? Mamma Con... mia. No, Apertura regalino. Di compleanno che gli hanno inviato Pietro e Angela Un pensierino di, di compleanno Sono sempre tanto gentili E non dovevate Cosa sarà? Io lo so, io lo so Lo so anch'io adesso ah, ma, <ride> Adesso lo so anche lui <ride> Vediamo un po' Dai che bella, le leggende sono nate ah, se... nell'aprile aprile del 1988. Edizione eh, limitata, eh, unico nel suo genere, tutte parti originali. Eh, bella. E non puoi dire che non sia comoda, Beh, è questa, lui vuole sempre magliette comode. Ammazza, eh, forse ti va il fin grande, Ma però sì. meglio. Così sei la più comoda. la gente lo capisce. No, <ride> bella. Grazie, ti sta grazie benissimo. Mille. Poi nera o blu? È, nera, nera. Ah, nera, bella, nera. Ci piace da bella, yeah! <ride> lo posso dire? Lo dico. Sono sconvolta. Sono sconvolta. Mm, Ale era stanchissima. L'ho messa a nanna comunque, anche se era un po' più tardi. Ma era stanca. Prima non potevo proprio perché, comunque, hanno messo dentro le lavatrici, cioè l'asciugatrice e la lavatrice. E quindi sono stata un po' con loro a capire a vedere. Hanno messo da un'ora e mezza il, il sigillante nella doccia, quindi non si può utilizzare fino a domani sera. Eh, si possono utilizzare in compenso i sanitari, il lavandino e tutto quanto. Mi ha sconsigliato di spazzare eh, nel bagno, anche se hanno già dato una pulita loro veloce prima di mettere questo sigillante perché appunto se no la polvere si andrebbe a depositare sul sigillante, piuttosto vedrò di passare l'aspirapolvere. Adesso vedo un attimo, comunque i sanitari li andrò a pulire così il bagno si può utilizzare. Sono senza parole, tra l'altro poi quando stavano andando via mi hanno detto guarda ti lasciamo questo, mi hanno lasciato questo scatolone che ho aperto per capire un attimo perché non me la ricordavo questa parte o non so se l'hanno fatto effetto sorpresa, non, non ci ricordavamo, infatti io stavo per ordinare tutto ragazze su eh, Amazon, avevo già nel carrello delle cose che mi piacevano, tra l'altro eh, se è lo stile di quello che ho, l'unico pezzo che ho tirato fuori è il bicchiere, è proprio lo stile che piace a noi. Infatti, boh, siamo rimasti contentissimi. Non ho ancora, quando ho capito che cos'era, cos mi fa: guarda, c'è tutto qui dentro, lo apri con calma. Eh, quindi, appena sono andati via, ho spacchettato: ho detto, ma cos'è? E appunto, imballati benissimo. C'era il bicchiere, adesso vi faccio vedere tutto. Comunque, lo, eh, lo spacchetto con voi mi sono fermata e ho detto, così lo apro con. Eh, con le mie amiche e lo apro un po' con voi così vediamo cosa c'è dentro perché io non. Questa parte non me la ricordo. Sono super coperta perché eh, fa freddissimo. Sta, sta diluviando, sta piovendo. Allora, nella prima eh, confezione ho trovato questo che è il bicchiere, stile proprio tipo pietra, che io amo, cioè proprio come piace a me, vi giuro, nel carrello di Amazon avevo. Una cosa molto molto simile e vi dico solo che era imballata qui dentro, cioè proprio una, una cura e un'attenzione pazzesca. Poi vediamo cosa c'è qua. Cioè, vi giuro, non, non mi ricordavo di questa cosa. Ah, ok, c'è anche il... Um, vabbè, adesso sto facendo tutti i pezzettini, ma tanto butto per terra, ragazzo, tanto sto pulendo, quindi chi se ne frega. E qui abbiamo il porta saponetta il piattino insomma si usa un po come pure ce lo posso mettere dentro se non lo uso adesso vediamo un attimo poi abbiamo penso sia lo scopettino questo non lo so no porta sapone è bellissimo di, di qualità, di alta qualità, sicuramente, sicuramente le loro cose sono più di qualità ancora di quelle che avrei trovato magari su Amazon. Quindi da un lato meglio così perché durano più, più tempo. Tutto abbinato proprio, tutto così abbinato. Qua c'è lo spazzolone. E qui appunto abbiamo. La base dello spazzolone adesso vado poi a mettere quando è tutto pulito wow bellissimo fatto così tutto abbinato tutto tutto abbinato adesso a questo poi ci metto il sapone prima voglio andarmi a pulire bene il Uh, il lavandino e l'appoggio così ce li vado poi a riempire anche di sapone non me l'aspettavo questa cosa <ride> che mi dessero proprio tutto 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 cioè a me non manca niente c'è anche il cartigenica che stavo anche per acquistare me l'hanno già messo al muro i porta portasciugamani sia per il bidet che per il lavabo tutto, non manca niente, non dobbiamo acquistare nulla, l'unica cosa che abbiamo dovuto acquistare sono le due luci extra, appunto che avevamo i punti luce che avevamo in bagno, ci hanno messo anche delle prese in più, abbiamo comprato noi le spine, però a parte quello ci hanno dato tutto. Grazie, sono sfatta, sono sfatta, non... Um... Ve lo faccio vedere poi domani il bagno, tanto per oggi, eh, specie la doccia, non si può utilizzare. Sono riuscita comunque a pulirlo perché, appunto, i signori mi hanno consigliato di non spazzare proprio con la scopa. Perché eh, hanno messo il sigillante doccia eh, e quindi si sarebbe impregnato di polvere. Quindi ho usato l'aspirapolvere, lo accendo piano, 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 piano. Ho lavato già una volta i pavimenti, ho lavato tutte le piastrelle. Però un lavorone, secondo me, un'altra mano ci vuole. I sanitari invece li ho già puliti bene, quindi sono utilizzabili. Ho messo il rotolino di carta igienica, l'ho già inaugurato l'ho già battezzato. Bellissimo, bellissimo, veramente. Non vedo l'ora, vi giuro di farvi vedere bene tutto. Però domani dobbiamo prendere ancora due tappini per coprire, diciamo, due ingressi corrente che. Um, avevamo vecchi che dovevamo coprire noi e che ci hanno appunto ci va a misura particolare quindi loro ovviamente non ce l'avevano e dobbiamo comprarli quindi probabilmente domani Riccardo li comprerà così mettiamo anche quelli voglio farvelo vedere finito fatto tutto bene si sì, sembra una pazza ma domani mi farò la mia prima doccia del bagno nuovo quindi chi se ne frega c'è di tutto quello è il mocio vecchio che dobbiamo buttare non solo che è ancora là Uh, però sono riuscita a um, ripristinare la nostra zona relax ho acceso un po' la lampada di sale adesso quei pelusci lì sono di Ale li porto via quelle macchinine là, là c'è la mia squadra di, di detersivi l'isoform di tutto e di più che ho utilizzato oggi per pulire tutta la squadra lì l'ho lasciata lì tanto domani continuo le macchinine le ho lasciate lì vicino al camino perché le devo mettere proprio sotto l'acqua, quindi le metterò in doccia col doccino le pulisco bene dentro che si sono comunque impolverate anche se erano coperte, non ci ho pensato a portarle via, quindi voglio lavarle con l'acqua e sapone con una spugna e poi ci spruzzo pure l'isofon così sono tranquilla e lì sopra ho già tirato via tutto, spolverato, eh? Ce l'abbiamo fatta, ragazze. È finita, cioè è finita. So già che mi aspetta un weekend di fuoco tra eh, lavatrici e, e asciugatrici. Perché le uso anche se ci sono le belle giornate. Magari alterno una lavatrice e uno stendino. Perché se no ci metto troppo tempo e troppa roba da lavare, ragazze. Due ceste lì piene che adesso sono qua domani, ragazze. Piano piano vedete che ho oh, pavimenti. Aspira polvere, quelli devo levare due o tre robe che mi hanno lasciato. Insomma, finisco domani, non ce la faccio più quindi ci vediamo domani con un nuovo video. Grazie per essere stata in mia compagnia, per aver supportato i miei scleri. Ah, tra l'altro, mi state chiedendo in tante come sta Nala, inizia ad appoggiare la zampina, quindi sta migliorando e poi comunque sta prendendo l'antidolorifico, anti, tutto quello che deve prendere, però vi ripeto, anche senza antidolorifico non ha mai pianto, non si è mai lamentata, non la vediamo dolorante, però noi per sé per no, e inizia ogni tanto ad appoggiarla, quindi è un buon segno, la veterinaria mi ha detto l'importante è che non gonfi di più, e eh, di più non sta gonfiando, anzi mi sembra lievemente meglio. Quindi lì ha dato solo un colpo brutto Secondo me qua su giocando con Aaron E poi per il resto sapete già Vi ho già detto E appena ci saranno novità Vi farò sapere Appena la porteremo dal, Dalla cardiologa veterinaria Basta io vi mando un bacio Vado a morire a letto Ho male anche la cervicale Perché per mettere una tendina mi sono tirata su male Secondo me è eh, un male tutto qua dietro adesso Quindi A domán.